Saluti a voi ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Assassin's Creed Unity. Oggi continueremo le missioni principali per continuare la storia e ne vedremo delle belle perché nello scorso episodio sono morti due dei pilastri fondamentali della confraternita degli assassini, cioè Mirabeau e Bellec. Mirabeau ucciso proprio da Bellec e Bellec da noi. Non vi dico altro, andatevi a recuperare gli scorsi video per capire di cosa stiamo parlando. Ok ragazzi, allora, intanto lui sempre che viene frienzonato da noi perché non lo calcoliamo mai, non lo calcoliamo mai. Allora, dato che non c'è più Mirabeau e Bellec, che fine farà la confraternita? Guardiamo adesso perché secondo me saranno arrabbiati con noi. Guardiamo. Mi volevate? Signor Dorian, c'è una missione per te. Altra roba da trasportare, vero? Due maestri assassini sono morti, uno per tua mano in difesa di una templare. Sei fortunato che sia questa la tua punizione. E Germain? Non ti riguarda più. Ieri notte la Comune di Parigi si è dichiarata insurrezionale contro il re. In questo momento, 20.000 rivoluzionari armati assediano le Tuilerie. Anche la Guardia Nazionale è in crisi. Alcuni sono passati dalla parte dei rivoluzionari. La Francia è spaccata in due. E questo non va bene. Il popolo difende solo i propri diritti. Libertà, uguaglianza. Se considerassimo solo ciò che accade in superficie, avresti ragione. Ma la verità è molto più complessa. Mettendo in ordine le carte di Mirabeau, abbiamo trovato alcune missive, diciamo, di natura reale. Mirabeau era in contatto con il re. E non è stato discreto quanto avrebbe dovuto. Se le lettere in mano al re venissero diffuse, i templari avrebbero buon gioco nel far uccidere i nostri uomini in tutta la Francia. E quindi devo arrivarci per primo? Esattamente. La guardia svizzera è in inferiorità. È probabile che cederanno prima di sera. Non è il primo palazzo in cui entro. Se avete già studiato la rivoluzione, sapete che questo è un punto fondamentale per essa. Infatti, nel 1792 l'assemblea legislativa votò guerra all'Austria e il popolo si ribellò perché pensava fosse un complotto per far fermare la rivoluzione. Per questo hanno assediato il palazzo la Tuilerie, quella che adesso vedremo, e fondarono la rivoluzione, la convenzione e hanno proclamato la Repubblica, tutto nel 1792. Pronti? Mirate! Fuoco! Ben fatto! Tutti ai posti! Viva la nazione! Viva la rivoluzione! Viva la rivoluzione! Benissimo ragazzi, allora qui potrei già iniziare a parlare di fatti storici realistici. Che gran retorica hanno i ribelli assetati di sangue oggigiorno. E comunque, vediamo se oggi riuscirò a pronunciare bene il nome del palazzo. Allora, il palazzo della Tuilerie. Credo che sia giusto, che meno male perché se sapete, non lo sapevo pronunciare, di Tuirei, una roba del genere. Che intanto stanno cantando per la libertà, e noi invece, più che cantare, dobbiamo entrare nel palazzo per trovare delle lettere che saranno di estrema importanza per la nostra missione, prima che cada in mano al popolo, a loro. Scusa, ok. No, non mi hai visto. Allora, se si gira io entro e... Diamine, sto perdendo tempo. Vai. Prima che... Ok. Ok.
pure giurati. Ok, no, ci hanno visto il palazzo della Tuileries. E non so dove introdurmi nel palazzo. Ok, da questa bella finestra. Qualche segno del tiramagno. Allora, direi che è una fortuna perché prima sono stato ucciso e adesso mi hanno fatto spawnare già dentro il palazzo, quindi buon per noi, andiamo a trovare solo l'ufficio del re che dovrebbe essere da qui. Non mi hai visto. L'ufficio del re che dovrebbe essere da queste parti perché è qui vicino. Nel palazzo, quindi cerchiamolo e non lamentiamoci. Ci sono altre regole da tosare. Che facciamo? Spam. Tu non mi vedi, quindi ok. Buon per noi. Adesso cerchiamo di entrare nell'ufficio del re che... Qualche segno del tiranno? Sarà scappato via. Che codardo. No, non sono scappato. Sono semplicemente qui per darvi una bella lamacellata dritta fra i denti. Oh. Oh. Si oppone a noi, buono! Maledetto. Beh, non direi che chi si oppone a voi muori, perché qui quelli che sono morti direi che siete voi. A parte che qui c'è un massacro incredibile, guardate. Bastardo, gli stavo alle calcare. Lì. Hanno fatto una strage incredibile nel palazzo delle Tuileries. Comunque quello fu uno scontro armato tra i rivoluzionari e le guardie svizzere. Le guardie svizzere sarebbero le guardie che erano rimaste fedeli al re. Comunque vi dico solo questo perché non vi voglio far perdere altro tempo e buona visione. Adesso so dirlo bene perché una volta non sapevo dirlo. Ma una volta non è che una volta, non è... Di recente, proprio un po' di episodi fa, non... Vabbè. Ok. Ti aiuto io anche se... Ok, entriamo nell'ufficio del re, guardiamo chi ci sarà dentro. Ma è Napoleone! Ma è lui! Oh. Non hai affatto l'aspetto di un rivoluzionario. Il cappuccio, però, è un po' sinistro, se posso dirtelo. Stai nelle retrovie, eh? In questo modo non rischi mai di finire in mezzo alla mischia. Oh, io non sono qui. Non ufficialmente. Ma quante volte si ha l'occasione di curiosare nello studio privato di un re? Cerchi qualcosa in particolare? Segreti di Stato, lettere private, tesori personali, questo tipo di cose. Spero tu non stia adocchiando la mia stessa preda. Cosa? Alcune lettere destinate al re. Potrebbero essere fraintese se lette dalle persone sbagliate. Capisco. Forse potremmo collaborare. So che il re ha costruito una cripta qui attorno. Se la trovassimo. Benissimo. Allora, ok, sì, è Napoleone, è lui. Benissimo, è una... Bella missione. Mi sta piacendo perché... Napoleone è un grande. Allora, cerchiamo qui dentro se ci sono le lettere per caso. Ah no, dovevamo cercare la cripta, scusate. Invece no, avevo ragione, dovevamo trovare le lettere. Stavi dicendo? Ottimo lavoro, amico mio. Secondo me hanno anche scelto l'ottimo doppiatore, il doppiatore giusto, perché secondo me è molto... ci sta con Napoleone. Incredibile. Hai trovato? La cornucopia, sì. E tu? Credo di sì. Sì.
Eccole. Ora la faccenda è chiusa. Allora propongo di andare. Presto. Che cos'è? La via d'uscita. Coprimi, ti va? Allora sì, mi va per salvare il grande Napoleone. Farei di tutto. Allora. No, no, non dite queste cose che sennò piango. Allora. Con Napoleone dobbiamo non farci vedere perché è un grande. Allora ragazzi, ho fatto fuori i primi due, adesso non stanno comparendo più nemici, quindi direi di stare a FK un po' qui e aspettare che finisca Napoleone, così stiamo nel chill, tranquilli tranquilli, senza che ci vengano a rompere le scatole 3000 persone di fila. E quindi aspettiamo che Napoleone finisca il suo... qui arrivano anche loro. Vabbè dai, cerchiamo di perdere più tempo possibile, che così non arriva quello extra muscoloso che ci viene a rompere le scatole. Dai, parliamo solo così. No, la direi. Quasi finito. Anticipiamolo. No ragazzi, bisogna per forza uccidere i briganti, che se no non va bene. Peccato, se no mi sarebbe piaciuto stare nel chill senza... Sei un demonio con le lame. Ok, perfetto, non è arrivato quello gigantesco. Vai Napoleone. Cercate dappertutto! Voglio quei documenti! Ok ragazzi, non vi ho detto che i Templari stanno cercando i documenti del re, perché quei documenti erano scambi di lettere fra re e Mirabeau. Dato che i Templari volevano dare il colpo finale alla confraternita, screditandoli e facendoli vedere davanti al popolo come dei vigliacchi. Infatti Mirabeau pagava al re per continuare ad avere privilegi, e infatti Mirabeau era un po' corrotto perché era anche presidente dell'Assemblea Nazionale, però non importa. È lui? Che diavolo? Sì, il capitano Rui fa quell'effetto. Lo conosci? Un'erbaccia che non ho ancora estirpato. Hai informazioni che voglio, devo ritornare lassù. In quel caos? Non lo troverai mai. Vieni con me, ho un'idea migliore. Te la sei cavata alla grande prima. Hai mai pensato a una carriera nell'esercito? Non mi piace eseguire gli ordini. Ah, il morbo dei generali e degli statisti è ovunque. Tu sei un individualista. So cosa provi. Quelli come noi hanno un vantaggio rispetto al resto dei militari. Sai? Pensiamo con la nostra testa. Se ti arruolassi ora, saresti maresciallo fra 10 anni, garantito. Offerta generosa, ma no. Un uomo va dove il cuore lo chiama. Cercami se dovessi cambiare idea. Comunque, per parlare sempre di militari... Mi chiamo Bonaparte. Ok. Napoleone Bonaparte. Piacere di conoscerlo. Ok, sì, secondo tenente dell'artiglieria, infatti. Sì, ok. Piacere mio. Okay. Ah, un favore personale, se te lo chiedono. Io non ero qui. Ok, allora. Ho assistito alla scena dal mobiliere al di là del carusello. Uno dei tanti, ma certo. L'ho
che infatti durante la rivoluzione vennero sostituiti gli aristocratici con generali della carriera militare, ovviamente. Riparati. Ok. Tutto a posto, signore? Sì, caporale. Ottimo colpo. Gli addestramenti sono la chiave del successo. Dobbiamo andare, signore. Ci dividiamo qui. Quanto a Rui? Dammi qualche giorno. Vedrò quello che riesco a scoprire su di lui. Potrei organizzare un incontro. A presto. Guardate che swag Napoleone con questo stop frame così. Faccio... No, no, non si può fare lo screen, peccato. Che sarebbe stato bello. Comunque, questo video può concludersi qui. Spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like, iscrivetevi e come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci a tutti.